presenza o a distanza. Ora, quello che faremo sarà, quello che farò io sarà una piccola introduzione storica per capire chi siamo, da dove veniamo, su dove andiamo, ha già detto qualcosa il professor Viale, quindi su questo non abbiamo nessuna certezza. Perché storica? Perché è importante capire l'iter in Italia che ha portato a dove siamo ora. E dunque, noi siamo stati l'ultimo paese, come dicevo, noi siamo stati l'ultimo paese in Europa a preoccuparci di fare una legge che desse una normativa per la formazione iniziale degli insegnanti, che significa dopo la laurea. Questa legge è arrivata nel 1990, questo vuol dire che prima non c'era nessuna regolamentazione, cioè ci si laureava e poi bisognava studiare per superare il concorso. Questa era la situazione. Con questa legge vengono fatte due cose molto grosse e molto importanti. Una, l'istituzione del corso di laurea per preparare l'insegnamento alla scuola materna e quella che allora si chiamava scuola elementare o la scuola primaria, ed è il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Mentre l'altra cosa era l'istituzione di una scuola di specializzazione per le scuole, per formare gli insegnanti, perché andassero a insegnare nelle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, organizzata dalle università. Però guardate le date, la commissione mista al Ministero, i ministeri erano congiunti, quello della ricerca e quello dell'istruzione, nel 1991 comincia a lavorare, organizzata e coordinata dal professor Giulio Mazzatto di Genova, e lavora a tutte queste cose fino ad arrivare però, attenzione, al 1996 con gli ordinamenti della scuola di specializzazione che viene sancita come formata da 2 anni di formazione dopo la laurea con 700 ore di insegnamenti vari e 300 ore di tirocinio. Una cosa bellissima, le persone che sono qui che parleranno, la dottoressa Segna, il professor D'Ambrosio, la professoressa Pichero, la professoressa Del Camino e il professor Rossero hanno fatto parte o di questa o di delle conseguenze di questo tipo di scuola, però attenzione, dal 91 al 98 ci ha messo 7 anni per entrare, diciamo, ad essere operativa. Entra, diciamo, ad essere operativa con il decreto del Ministero del 26 maggio del 98 e ha un carattere abilitante come diploma di specializzazione. Ha un carattere abilitante, questa è una cosa molto importante. Si chiamano SIS, scuole per l'insegnamento secondario, hanno un esame di accesso e l'organizzazione degli insegnamenti è fatta così, c'è un'area dedicata a scienze dell'educazione e un'area dedicata all'insegnamento disciplinare. Poi ci sono i laboratori, l'area 3, e poi ci sono i tirocini passivi, nel senso di andare in classe e osservare, attivi, nel senso di progettare un'attività e portarla a sperimentare in qualche classe. Bisogna fare la tesi finale e l'esame di uscita. Una scuola così ha formato fior fiore di insegnanti che poi si sono immessi nella scuola e era organizzata con un direttore di indirizzi, con i responsabili di indirizzo e i docenti universitari che erano docenti dei vari insegnamenti. Figure importanti, adesso vi dico una idea e vorrei che rimanesse molto ben impressa questa idea, figure importanti per la realizzazione di questa formazione di 2 anni erano sia quelle dell'università sia quelle della scuola, cioè i docenti universitari e i docenti della scuola lavoravano in sinergia, insieme così, per esempio la professoressa Pinchero era supervisore di tirocinio qua, quindi c'era un lavoro congiunto, molti dei laboratori erano fatti con la doppia docenza, il docente universitario e il docente della scuola. Il messaggio che voglio dirvi, che voglio lasciarvi, è che queste erano le scuole che funzionavano molto bene per la formazione degli insegnanti, dando per scontato che non è sufficiente conoscere una materia per poterla insegnare, ma fare tutto un iter di percorso, di preparazione nelle metodologie di insegnamento, nella pedagogia e tutto quanto, nei laboratori didattici, nelle metodologie con cui si può insegnare nell'utilizzo di strumenti, poveri, tecnologici, eccetera, dà una formazione sostanziale a quella che è solo formazione disciplinare. Quindi il lavoro sinergico è stato tra docenti universitari e docenti della scuola e poi c'è stato un altro lavoro sinergico trasversale a livello universitario tra i disciplinaristi, noi, quelli che insegnano matematica, fisica, italiano, eccetera, e i pedagogisti. Queste sono state le due sinergie importanti che hanno dato valore alla scuola.
In Piemonte chi l'ha fondata è stato il professor Azzarello, matematico, per la pensione del professore emerito, qui al Dipartimento e ancora lavora nonostante sia in pensione da 5 anni, e poi c'erano i responsabili dell'indirizzo che era tutto insieme, fisico, matematico e informatico. Allora, queste sinergie ve le ho già presentate. L'altro aspetto era la sinergia istituzionale, lavorare insieme attraverso un organo CIFIS che poi vi verrà presentato tra poco. Purtroppo non hanno avuto vita lunga. Nell'anno 2008-2009 a capo di un altro matematico che si chiama professor Lider di Roma è stato deciso, diciamo, di chiudere questo tipo di formazione. Sono nati altri tipi di formazione della durata di un anno anziché 2 anni. Il PFA, molto simile alla SIS, ma con meno crediti, con un esame di accesso e un esame di uscita, quindi organizzato in maniera molto simile alla SIS, e un altro è il percorso PASS, percorso di abilitanti speciali, senza esame di accesso, ma con esame di uscita. Quindi questi sono percorsi che la SIS per 2 anni, il PFA e il PASS per la durata di 1 anno, hanno dato una formazione, come vi ho detto, sinergica dal punto di vista disciplinare e pedagogico agli studenti laureati che poi hanno percorso, diciamo, questi tipi di scuole, questi tipi di formazione. E il finale, a seguito della legge della buona scuola del 2015, con il successivo decreto del 2017, si è pensato ad un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria composto semplicemente da 24 CFU di formazione nelle discipline, diciamo, più didattiche e psicopedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche. Lo dico, vedete, anche il tono della voce. Chiaramente la qualità professionalizzante di formazione per forse più bassa rispetto ad avere una scuola organizzata sempre anno, sempre anno, non importa, però con docenti, con una struttura, con esami, tutto quanto, tesi finale, eccetera. Se qualcuno fosse interessato a conoscere da vicino la storia italiana della formazione docente in Italia partendo da ben più lontano, io, cioè dal Risorgimento, c'è questo libro recente di Morandi che è fatto molto bene. L'ho letto e vi garantisco che è un libro decisamente interessante. Per chi mi conosce sa che io amo mettere queste, diciamo, pillole di storia per capire, come vi dicevo, come siamo arrivati fino a qua. Adesso do la mia parola a coloro che mi devono seguire. Doveva esserci il professor Azzarello, come dice il direttore alla didattica, ma non può essere presente per Garello e il lapsus. Sono una delle studentesse della SIS e quindi ho fatto tutto il percorso che prima la professoressa Robuti raccontava, e sono cresciuta tantissimo attraverso lavorando con la SIS, nella SIS, studiando nella SIS. Ho insegnato matematica e fisica in sole 3 scuole, attualmente insegno presso il liceo scientifico Marie Curie, che è lo stesso liceo in cui ho anche studiato e mi sono anche diplomata. E quindi mi sono ritrovata con alcuni colleghi che erano anche i miei docenti quando studiavo, ero piccolina. In realtà io forse sono qui perché sono una docente tutor che ha accompagnato ormai N studenti, docenti e colleghi che volevano entrare in ruolo, e che il primo anno devono fare un anno di prova e hanno bisogno di qualcuno che li accompagni. Sono talmente entrata dentro la parte che quando sentivo prima parlare il mio collega, io accompagno anche quelli che fanno i supplenti, cioè entro, li accompagno, li guido, perché secondo me c'è bisogno giustamente di alcune indicazioni, no? Su cosa vuol dire insegnare, cosa vuol dire stare in classe. E questi sono tutti i ruoli che in qualche modo il docente tutor deve fare con il neoassunto, ma io penso che partecipare alla vita collegiale, partecipare a quello che succede all'interno della scuola, sapere qual è il ruolo della scuola, qual è la storia della scuola in cui entra, sia importante anche per persone che sono supplenti, che appunto hanno bisogno di confrontarsi, di vedere, di gestire, eccetera. Condivido appieno quello che è stato detto, quindi non bisogna entrare dentro la scuola perché si fanno solo 18 ore alla settimana, perché così non è vero. Ho provato a mettere qua tutta una serie di etichette, di cose che sono anche io,
ma non mi interessa tanto la questione delle etichette, è solo dire che, come dire, io sono insegnante e sono insegnante e non sono da sola e non posso fare l'insegnante da sola, sono insegnante se ho tutta una serie di comunità, che sono la scuola, che sono i contatti con l'università, che sono il continuare ad essere una docente ricercatrice o comunque far parte di gruppi di ricerca e gruppi di didattica della matematica, che qua a Torino ce ne sono tanti, quindi abbiamo dei forti collegamenti, si continua a studiare e solo così si diventa veramente, si fa l'esperienza e si diventa docenti. E ormai sono già anziana, ma non ho mai smesso di studiare e questa è proprio la parte che mi piace, che mi consente di poter entrare all'interno della classe. E poi volevo spendere una piccola parola a che cosa può essere la caratterizzazione del mio lavoro, del lavoro di insegnante. Beh, intanto che c'è uno stretto nodo tra quelle che sono le conoscenze e quella che è la didattica. Non posso essere solo una persona che sa tutto e non sa trasmetterlo. E non posso essere una persona che è solo capace a trasmettere, devo anche sapere quello che trasmetto. Quando trasmetto delle cose devo sapere un po' di più di quello che sto insegnando ai ragazzi, perché devo riuscire a vedere un po' oltre. Quindi c'è bisogno di questo strettissimo legame. Fare didattica vuol dire crescere con i ragazzi e vuol dire anche sapersi adattare un po' al loro modo di comunicare. Non possiamo pretendere che siano solo loro che si adattino al nostro modo di essere, ma se dobbiamo comunicare con loro abbiamo bisogno di adattarci a loro. Fare didattica vuol dire anche usare strumenti di vario tipo, quindi software, strumenti un po' diversi dai software come andiamo nei laboratori di fisica, strumenti vecchi come i libri di testo e i compiti da correggere che sono da fare a casa, e quindi voglio dire a casa poi si lavora anche oltre al tempo della scuola. Insegnare dal mio punto di vista, proprio perché abbiamo a che fare con persone che sono persone, e anche insegnare dal punto di vista attraverso le emozioni. E quindi insegnare divertendosi. Qua c'è la foto di una mia collega, perché le emozioni non sono solo le emozioni con i ragazzi, ma sono anche le emozioni con i colleghi, con cui in qualche modo bisogna intrecciare dei buoni rapporti, eccetera. Insegnare vuole anche dire non solo trasmettere delle conoscenze, ma attaccarsi a tutto quello che c'è per poter trasmettere qualcosa attaccarsi a tutto quel che c'è, e questa è la foto mia e del mio collega italiano, Gian Gradari, in cui noi eravamo in presenza e tutti gli studenti erano attaccati alla connessi, un po' come adesso, no? Perché costretti a stare a casa, e allora cercavamo di fare delle attività di compresenza, di mettere insieme matematica e italiano, proprio per avere intrecci in materie diverse. Ecco, ci tenevo a raccontarvi un po' questo, perché per me è questo insegnare, l'essere insegnato, oltre a vedere gli occhietti dei ragazzini che imparano. Grazie. Allora adesso io vi parlerò brevemente del concorso, perché avevo pensato di dare un taglio a questo intervento, immaginavo che altri avrebbero parlato della loro esperienza, quindi qualche consiglietto su come diventare insegnante col concorso che fu, perché come è già stato detto è stato pensionato dal governo Draghi, che poi è morto prima di poter dare la nascita a un nuovo sistema che sicuramente sarà stramega morto dal prossimo. Però comunque, prima di dire questo, vorrei solo aggiungere una cosa rispetto a quello che sono state dette prima, che è questa. Ragazzi, se voi fate gli insegnanti, voi dovete immaginare che siete dei professionisti. Allora, immaginiamo che io sia un neurochirurgo. Allora, come si diventa neurochirurgo? Sicuramente non sedendosi di fronte a una sala di operatori aspettando 5 anni, fermo così, e prima o poi qualcuno ti chiama dentro e ti fa operare. Ecco, questo è più o meno quello che accade con l'insegnamento, no? Perché ti prende, tu visti con le supplenze, attualmente c'è il limbo, ti pigliano, come è stato detto il collega, ti lanciano dentro una classe, arrivederci, grazie, e questo non può funzionare, no? Da un altro punto di vista, un neurochirurgo deve solo essere in grado correttamente di conoscere in modo avanzato la medicina, ma deve anche essere in grado di conoscere come rapportarsi con i pazienti, cosa fare con loro, come
spiegare le cose che andrà a fare e anche come differenziare il proprio intervento a seconda del paziente, no? Se uno è un neurochirurgo e sa operare solo, adesso dico delle cose a caso, la parte posteriore del cranio, arriva uno che ha mal di testa della parte frontale, non è che gli può operare la parte posteriore comunque, ecco. E così deve essere l'insegnante. L'insegnante è un professionista, un artigiano che conosce svariate diverse metodologie didattiche, che è in grado di adattare secondo la situazione. Tu devi sempre programmare le lezioni, indipendentemente dal fatto che tu faccia la retta, devi fare la retta nel piano, benissimo, ma ogni volta la fai diversa, perché la classe è diversa, un orario diverso, ci sono degli studenti differenti in diversi momenti, ciascuno con i suoi problemi, ciascuno con il suo modo di apprendere, ciascuno con le sue situazioni personali che vanno a influenzare la propria vita, e quindi questo si riflette nella grandissima professionalità che devi avere nella mano sinistra, legata a quello che devi insegnare, che naturalmente devi conoscere, e nella mano destra legata invece a come farlo, quindi corsi di didattica della matematica, di pedagogia, di queste cose sono assolutamente fondamentali per evitare l'effetto in cui vieni lanciato dentro. E vi assicuro che se accade questo, le prime volte uno si convince o di essere di aver sbagliato tutto nella vita, o si convince che molto peggio, che gli studenti sono i peggiori studenti della scuola, che assolutamente nel mondo di oggi, nella società, eccetera, eccetera, sono enormi stupidaggini che si trovano fino nei libri del 200 a.C., quindi diciamo non è assolutamente così. E questi due aspetti si traducono nel concorso, che è formato da, che era formato, ma comunque indipendentemente da come saranno i concorsi futuri, ci saranno questi due aspetti. Da un lato la disciplina, quindi domande a risposta chiusa, nell'ultimo concorso c'erano 50 domande a risposta chiusa in 100 minuti, tipo questa. Questa è un'onestissima domanda di matematica, che chiunque abbia una laurea in matematica diciamo dovrebbe essere in grado di risolvere con una certa facilità, però certamente c'è un aspetto temporale molto molto rilevante. Poi c'erano anche 5 domande sul mondo digitale, tipo questa: l'abilità di usare tecnologie e strumenti di comunicazione si riferisce anche all'abilità di comprendere l'informazione in una vasta gamma, quale termine si riferisce? Ecco, questa è una domanda molto semplice, però era così. E poi c'erano 5 domande in inglese, tipo questa. Vabbè, queste sono domande in inglese a cui si può rispondere banalmente conoscendo a un livello, diciamo, B1/B2 inglese, che è quello che dovrebbe essere tra l'altro il livello di uscita dalla scuola secondaria e secondo grado. Però al di là di questo, ciò che mi interessa è la parte successiva, cioè dopo aver superato lo scritto, che naturalmente si poteva superare studiando la propria disciplina, e la cosa fondamentale era anche la seconda parte, in cui era richiesto di fare qualcosa da insegnante. Per esempio qui potete trovare una traccia, ho messo anche prova pratica, perché nella scuola secondaria di primo grado e in quella di secondo grado per le classi di concorso matematica e fisica non c'è solo un orale, basta, c'è anche una prova pratica variamente declinata a seconda delle commissioni in cui vi è richiesto di fare qualche cosa. Ecco, leggiamo questa traccia un attimino. Il candidato progetti un'attività didattica comprensiva delle illustrazioni delle scelte contenutistiche, quindi che cosa insegno, didattiche, come lo insegno e metodologiche, con quali strumenti lo insegno, nonché metodologia valutativa, come valuto, e di esempi di uso pratico delle TIC, che sarebbero le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi come ha fatto vedere la collega prima, uso, non so, un computer, uso GeoGebra, uso qualche altro strumento, e sull'esperienza laboratoriale che dovrà svolgere nell'ambito della prova pratica, che consiste in una prova di laboratorio. Il candidato, utilizzando il materiale messo a disposizione della commissione, svolge la prova pratica e produce una relazione scritta nel quale siano affrontati i seguenti aspetti: obiettivi, cenni teorici, materiali, eccetera, eccetera. Ovviamente. Cioè, quello che mi preme osservare è che per diventare insegnanti è comunque necessario non solo sapere quello che uno deve insegnare, ma anche avere un'idea molto pratica di quello che farà. E questo io l'ho visto da commissario, perché io sono stato commissario. E ho visto che c'erano i due poli opposti che poi non superavano la prova. Da un lato c'era quello che era un super scienziato, che sapeva tutto, ma poi messo di fronte a domande elementari del tipo: ma non è che questa lezione teorica da 2 ore di fronte a ragazzi di 11 anni potrebbe provocare che lo comprenderà solamente 1 su 20 e gli altri si impiccano e si convinceranno che la matematica sia un insieme di boiate senza senso messo dopo l'altro? Ecco, questo qua non si
aveva difficoltà a rispondere. Cioè bisogna pensare che le cose tu le devi insegnare non né come sono né come le hai imparate, le devi insegnare come lo studente le può comprendere. Dunque bisogna conoscere delle tecniche che si imparano solo con la professionalità. Vi do qualche consiglio su come passare il concorso. Primo consiglio, vabbè, per la prova scritta studiare, beh, facile, invece per la prova orale bisogna innanzitutto rispondere alla domanda, no? Perché molti fanno dei grandi panegirici, però se la traccia è progetta un'attività con questo punto, ci deve essere questo punto. Poi, come ho detto, la metodologia didattica, e inoltre parlare di quello che realmente faresti, no? Cioè arrivano alcuni, la valutazione formativa, e ho capissimo, cosa fai? Abbiamo questi ragazzi, cosa facciamo? Come gliela, che tipo di attività facciamo? Perché apprendano, per esempio, le proprietà delle potenze, io penso sempre alla scuola secondaria primo grado. E infine, ovviamente, dico una cosa banale, ma che forse avete capito, essendo comunque iscritto, non credo iscritto all'Università di Torino, l'Italia è un paese dove c'è una burocrazia allucinante anche per poter comprare una caramella, figuriamoci nella professione di insegnante. È fondamentale conoscere la normativa che regola questa nostra professione, perché poi ti trovi anche lì buttato lì che ti dicono compila questo, fai questo, arrivano i genitori, ma lei sa che l'articolo 21 della legge si manca, capite? Quindi tutte cose così che è necessario conoscere. Infine vi dico brevemente come non superare il concorso. Ecco, se voi volete fallire il concorso, ci sono due modi sicurissimi. Primo, comprarmi i bignamini che vengono venduti a caro prezzo da alcune case editrici rapinose. Questo non è il modo giusto di studiare, il modo di studiare è studiare 5 manuali veri. E terzo, comprare costosi corsi online che producono apprendimento negativo, nel senso che tu sapere qualcosa, le disimpari, e vai al concorso e cominci a sparare cose a caso di normativa, e poi alla fine non dici quello che faresti e vieni immancabilmente fermato. Per concludere, un breve cenno su quello che è l'obiettivo finale, perché io capisco, uno superato il concorso finalmente il suo lavoro, ma poi devi fare questo lavoro per tanti anni. Se non vuoi diventare docente eufemisticamente definito mediocre, perché quel docente, molti di questi docenti sono diventati in quel mondo? Perché si sono trovati in un ambiente dove disagevole per l'insegnamento, e gradualmente si sono convinti che loro erano stupidi, o erano stupidi gli studenti, o entrambi, o la società in generale. Ecco, non è così che si fa questo lavoro. Questo è un lavoro che si fa assieme agli altri, se no non ce la fai a farlo. Donde questo obiettivo, che è quello che è scritto nel nostro contratto, profilo professionale dei docenti costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di ricerca, documentazione e valutazione, tra loro correlati interagenti che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e sistematizzazione della pratica didattica. Quindi un obiettivo altissimo, però se riesci a costantemente formarti e studiare, ottieni dei risultati che per me sono molto soddisfacenti, come questi. Quindi ho riportato due. Io chiedo agli studenti costantemente di darmi dei feedback anonimi su come sto andando io, esattamente come io faccio con loro. Io costantemente scrivo delle cose per indicare cosa fanno, non fanno bene, cosa fanno bene, cosa fanno male, come migliorare. Ho anche smesso di dare voti numerici da qualche anno, per incrementare questa pratica di scambio costante. Ecco, voglio leggere due che mi hanno colpito. Il primo è questo. Mi sembra ieri quando ci disse di fare un disegno sulla matematica, invece sono passati 3 anni. Senza dubbio saranno tra i professori che mi mancheranno di più, mi mancherà ragionare, risolvere problemi, le tombolate, perché facciamo le tombolate, non è proprio una cosa super matematica. Non so quando capirò la matematica senza sospettare i suoi ragionamenti, spero di cavarla, sono contenta, asterisco, perché anonimo giustamente, non mi vuole far sapere se è maschio o femmina, di averla conosciuta e di averla avuto come professore. Ora, il fatto che lui mi voglia bene, questo d'accordo, o lei, quello che mi prende è che lui non ha sottolineato che cosa della matematica, ha sottolineato che gli mancherà ragionare, risolvere problemi e vabbè, poi le tombolate. Però i primi due aspetti sono proprio quelli che il collega ha detto che gli studenti non hanno. Cioè non ha detto mi mancherà calcolare, fare esercizi, ma mi mancherà ragionare, risolvere problemi. Questo vuol dire che se fai una pratica didattica saldamente incardinata sulla tua professionalità e su quello che hai imparato e su come è sul miglioramento continuo, lo studente apprende e la matematica gli piace, e non solo gli piace, ma anche produce un cambiamento in lui. E veniamo al secondo brano. Per me è perfetto, e questo era il mio giudizio complessivo, gli piace molto. Io andavo bene in matematica alle elementari, ma non mi piaceva molto. Invece con lei l'amo, la ringrazio tutto e grazie per avermi fatto amare la matematica in questo modo. Cioè, con la matematica tu trasformi la vita di una persona,
Cioè tu prendi un ragazzo di 11 anni che magari era anche un super calcolatore, ma non era in grado di capire cosa sta facendo, avere una strategia, progettare una cosa banale come nella propria vita avere se ha un imprevisto lo superato, e lo trasformi. Questo è un potere di creazione e distruzione che raramente trovi in un'altra professione. Ce l'ha il medico che salva la vita a uno che sta morendo, ce l'ha il magistrato che può decidere dell'incarcerare la vita a una persona oppure no, e poi c'è l'insegnante. E questa roba qua tu riesci a ottenerla, perché io vi assicuro che, sono sicuro che anche per i colleghi è così, che il 95% dei feedback che ho sono di questo tipo, e parlo anche di studenti che non vanno bene, non vanno bene ma hanno capito il valore della disciplina e qualcosa li ho migliorati nei 3 anni in cui ho avuto la possibilità di interagire con loro. E questo l'ho potuto fare solo perché ovviamente sono laureato in matematica, quindi non sono laureato, ma anche non ho mai smesso di studiare, di imparare la didattica, di frequentare colleghi bravi da cui sempre si può imparare. Dare comunicazioni che non sono dettagli, perché muoversi e leggere la normativa e sapere come si diventa insegnanti al di là dal punto di vista amministrativo è fondamentale. Ancora l'ultima chiamata l'abbiamo ricevuta questa mattina di una persona che ha superato il concorso, quindi vinto il concorso, ma è stata esclusa perché non aveva i requisiti di ammissione. I controlli vengono fatti e quindi è brutto doversi trovare, anzi troviamo persone disperate veramente, perché dopo aver studiato per conseguire un titolo e superare un concorso si trovano vincitori ed esclusi perché non avevano i requisiti, non avevano il numero di CFU richiesti per la missione. Quindi per noi è fondamentale fare anche questi incontri per potervi aiutare e guidare anche da un punto di vista normativo. In regola per poter essere ammessi. Dicevo prima che voglio ringraziare Romina Ruti in particolare, sono 20 anni, più di 20 anni, che è impegnata attivamente nella formazione degli insegnanti. Abbiamo percorso un bel fatto di strada insieme nella SIS e quindi anche noi tecnici amministrativi siamo sensibili all'argomento. Quindi sappiamo che, e cito un pensiero di chi mi ha preceduto, che docenti formati, formare docenti, porta a una formazione migliore degli allievi, che poi saranno gli allievi, saranno gli studenti dell'università. Questo circolo virtuoso porta a un miglioramento culturale e sociale. È fondamentale quindi la vostra professione, se vorrete scegliere la professione di docente. Mi permetto di citare proprio come esempi il professor Lazzarello, che è stato nominato come lapsus e anche primo direttore della SIS, perché proprio in questi giorni sono venuta a sapere che proprio oggi, questa mattina, in occasione della festa della matematica che viene fatta nelle scuole, quindi con le gare di matematica, il professor Lazzarello, nonostante che sia decrepito, ma insomma una bella età e una bella esperienza, però ha partecipato a questa conferenza, a questa della matematica, e si è rivolto ai ragazzi delle scuole superiori raccontando la geometria dell'idea e la geometria dello spazio, e quindi un ancora presente tra gli studenti per farli appassionare. È vero, cioè, è molto difficile diventare docenti, è difficile trovarsi un'aula, soprattutto nel primo periodo, però la passione ve la portate dietro per tutta la vita e questo vi darà soprattutto le gratificazioni che vi dà il trasmettere la conoscenza, le competenze. Prego di scusarmi questa divagazione, ma come dicevo prima, anche noi tecnici amministrativi vi affianchiamo nel vostro percorso durante tutta la vostra preparazione per diventare insegnanti, se lo volete. Tornando agli aspetti più burocratici e amministrativi,
il CIFIS è un centro interateneo di interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari, è stato istituito nel 2012 in occasione dell'avvio dei corsi di tirocinio formativo attivo, ma tra le origini va ben più lontano. È interateneo perché? Perché i tre atenei piemontesi, quindi l'Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, collaborano sulla formazione degli insegnanti. Come dicevo, dai tempi della SIS si ha questa collaborazione, nel periodo del TFA la collaborazione tra i tre atenei era molto importante e fondamentale. Purtroppo con il cambio della normativa e quindi l'introduzione del 24 CFU, quindi attualmente tutti i corsi disciplinari che venivano, insomma, tutto il percorso pensato fino a quel momento è andato un po' a scemare, quindi la collaborazione c'è sempre, il consiglio direttivo soprattutto è sempre attivo e molto attento alla formazione e alle attività, ma si spera che arrivi un percorso in cui nuovamente le didattiche disciplinari riprendano e soprattutto una struttura, un discorso organico, un percorso strutturato di preparazione per gli insegnanti torni di nuovo ad esistere. In questo momento, come è stato anche testimoniato prima, è assente. Il CIFIS quindi è composto da questi tre atenei e sono semplicemente nella un po' di storia, che questo che vi ho raccontato ora. Le finalità del centro sono stati riportati l'articolo della convenzione costitutiva del centro, potete leggere quali sono le attività. E di fatto gli organi sono il comitato interateneo, il consiglio direttivo e il direttore. Il comitato interateneo ha un compito, delle funzioni politiche, un compito di indirizzo e di gestione delle risorse, mentre il consiglio direttivo è più attivo nel coordinamento delle attività didattiche. Il direttore è il professor, avete letto tutti, vero? Abbiamo un sito istituzionale del CIFIS su cui potrete vedere tutte queste parti, leggere la convenzione istitutiva se vi dovesse interessare. Il direttore è il professor Roberto Trinchero, del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione. Il Comitato Interateneo, come vi accennavo prima, è un organo politico, quindi è formato dai rettori e dai direttori amministrativi o dai loro delegati. In realtà ci sono, sono operativi i loro delegati. Attualmente per l'Università degli Studi di Torino abbiamo la professoressa Barbara Bruschi, che è la ricercatrice della didattica, il dottor Massimo Bruno, che magari avete già sentito, è il dirigente della direzione didattica e servizi degli studenti, e partecipa anche il professor Trinchero in qualità di direttore. Per il Politecnico di Torino abbiamo il professor Sebastiano Foti e la dottoressa Francesca Maccario. Sono persone che cambiano, ma in questo momento, giusto per darvi un'indicazione di chi sono le persone che fanno parte di questo gruppo, di questi organi. Per l'Università del Piemonte Orientale, la professoressa Francesca Martignone e la dottoressa. Il consiglio direttivo ha invece funzioni, come dicevo, di programmazione e coordinamento delle gestioni e è formato da 5 docenti di UNITO, 3 docenti del Politecnico e 3 docenti del Piemonte Orientale. Sono diversificati nelle loro discipline, quindi abbiamo la professoressa Elena Malors, anche del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, la professoressa Sacchi del Dipartimento di Cultura, Politica e Società, il professor Garello del Dipartimento di Matematica, quindi rappresenta tutta l'area scientifica, il professor Andrea Balbo del Dipartimento di Studi Umanistici e il professor Trinchero, di filosofia e scienza dell'educazione, come dicevo. Per il Piemonte Orientale sono 3 persone, quindi una docente, la professoressa Ferni del Dipartimento di Studi Umanistici e di Lettere,
la professoressa Monso, che è sempre del Dipartimento di Studi Umanistici, ma di lingue straniere, la professoressa Martignone per l'area scientifica. Al Politecnico abbiamo il professore Liviano del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione, il professor Montuppio, che è anche il vice direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, e il professor Ragusa di Ingegneria di Energia. Vi ho elencato tutti questi nomi che magari alcuni sono sconosciuti, ma più che altro per dire che ci sono proprio delle persone che si impegnano in queste attività e si ritrovano più volte l'anno per cercare di organizzare i percorsi. Il nostro intervento in realtà è finalizzato, come dicevo prima, a illustrarvi quali sono tutti i vari passaggi e i requisiti per poter accedere alla professione di insegnante. Quindi chiamo Luigi Lo Capo. Dunque, noi adesso entriamo proprio in aspetti tecnici di cosa serve, quali sono i requisiti per accedere all'insegnamento. E ci sono due aspetti che sono evidenziati in modo molto chiaro, che sono i requisiti di accesso, che non sono necessariamente solo la laurea, perché ci sono delle specifiche richieste anche all'interno di ogni singolo percorso, legate alla classe di insegnamento alla quale si vuole accedere. E questi sono quelli di cui parlava prima la dottoressa Velletic, vengono poi controllati magari dopo aver sostenuto un concorso, quindi si scopre dopo controllando la documentazione che magari qualcuno non aveva questi requisiti di accesso e quindi automaticamente viene cancellato, escluso. Quindi sono fondamentali. E questa è la prima parte, poi la seconda parte, e in questo momento è la parte mancante, ed è il percorso di abilitazione che è stato istituito dal governo Draghi, quello di cui abbiamo iniziato a parlare, del quale mancano i decreti attuativi, quindi al momento questo percorso non esiste, non è mai partito. Questo percorso, insomma, in qualche modo vorrebbe raccogliere l'eredità, sebbene ridotta, delle SIS e dei tirocini formativi attivi che si sono svolti per solo due edizioni una decina di anni fa. Scusate l'interruzione. Sì? Io ogni tanto non sento bene, non sono solo a sentire male. Non so se sia un problema. Da? Ci avviciniamo un po' di più al microfono, proviamo così. Quindi questo percorso non c'è, e per rispondere alla prima domanda che è stata fatta prima da una vostra collega, questo percorso dovrebbe proprio avere tra gli obiettivi quello che aveva chiesto la vostra collega, dov'è che si vanno a trovare delle esperienze didattiche, dov'è che si vedono in pratica magari quegli aspetti teorici che si studiano in alcuni insegnamenti. E questo è quello che avveniva nei tirocini. Nei tirocini c'erano degli insegnamenti di didattica disciplinare che miravano proprio a quello, a costruire dei percorsi didattici, delle unità didattiche, delle attività didattiche da fare in aula, e che era un primo momento in cui voi studenti appena laureati entravate in confidenza con questi aspetti e in contatto con questi aspetti. E quindi questo è abbastanza importante, quindi speriamo che venga attuato il prima possibile. Va bene, allora adesso entriamo nei dettagli. Grazie mille. Allora, io provo in maniera abbastanza semplice di districarmi tra questo nuovo passaggio normativo, no? Noi veniamo dai 24 CFU, che è il secondo requisito di accesso previsto insieme al titolo di laurea magistrale, e adesso siamo in fase di transizione. Quindi il mio difficile compito sarà quello di cercare di capire insieme a voi adesso quale sarà la transizione che ci porterà da qui al 2025, sempre che appunto il percorso universitario accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento
veda la sua luce come previsto durante la materia in 2023-2024, cioè il prossimo. Dunque, ad oggi, per accedere al ruolo di insegnante nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, i requisiti di accesso sono due. Uno è la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, coerente con ciascuna classe di insegnamento, quella che si sceglie. Il secondo requisito è che entrerà poi a regime dal 1 gennaio 2025, è il percorso universitario di abilitazione all'insegnamento. Concentriamoci adesso sul primo aspetto e poi passiamo al secondo. La laurea. Dunque, spesso non è sufficiente possedere un titolo di laurea magistrale per accedere all'insegnamento. Questo perché, in base alla classe di concorso, è possibile che il Ministero richieda ulteriori crediti in determinati ambiti disciplinari. Questo perché, se voglio insegnare matematica e fisica, magari il Ministero vuole accertarsi che l'aspirante docente abbia quel minimo di preparazione anche sull'altro ambito disciplinare. Questo lo scopriamo andando a consultare quelle che sono attualmente le tabelle in vigore, ovvero quella del 2016 per chi si è laureato fino al 23 febbraio 2016, per quella del 2017 che ha di fatto solo aggiornato alcune classi di concorso aumentando i requisiti richiesti per l'accesso. Noi in questa fase andremo a vedere qui alcune classi di concorso, nello specifico dedicate ai laureati nella LM40 e nella LM44, ma poi il discorso che faremo è ovviamente applicabile a tutte le classi di laurea. Il percorso abilitante invece, che vedrà forse appunto origine dal prossimo anno accademico, di fatto è stato introdotto con la legge 79 del 29 giugno 2022 e ha fatto due cose. Uno, ha abolito i 24 CFU e li ha sostituiti appunto con il percorso iniziale abilitante di insegnamento di 60 crediti e che include al suo interno una parte preponderante di tirocinio. Perché ci si è resi conto forse che solo i 24 CFU, tra i quali era per assurdo possibile addirittura scegliere di tralasciare tutta la parte didattica e concentrarsi sugli altri tre ambiti disciplinari, era lacunoso, perché poi al concorso ordinario, al concorso straordinario, anzi, hanno dovuto farne addirittura più di uno negli ultimi anni, da ordinario a straordinario, straordinario bis, perché non era in grado di trovare candidati sufficientemente preparati per superare le due prove. Tra l'altro non è stato più semplificato, perché la prima prova è stata la prima prova computer based e poi la prova orale. I 24 CFU sono stati aboliti, ma in questo periodo transitorio, quindi fino al 31 dicembre 2024, chi è riuscito ad ottenere la certificazione unica entro il 31 ottobre 2022 potrà prendere parte sia alle prossime GPS, che potrebbero essere aperte quest'anno o il prossimo, sia agli eventuali concorsi ordinari che saranno banditi da qui a fine 2024. Concentriamoci adesso sulle classi di insegnamento, sul primo dei due requisiti, la laurea. Ad esempio qui abbiamo preso ad oggetto la classe di concorso A28, che è quella su cui mi stanno insegnando i professori che abbiamo qui davanti, che è matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado. Qui vi ho evidenziato le due lauree magistrali di matematica, ovviamente il discorso è applicabile a tutte le altre classi. E trovate poi nella penultima colonna, la colonna chiamata note, quelli che sono invece i requisiti aggiuntivi rispetto al percorso di laurea. Adesso vi zoomerò man mano le varie voci e andiamo a ragionare poi insieme sui singoli requisiti. Okay. Qui vedete riassunte tutte quelle che sono le classi di concorso a cui può accedere un laureato in matematica, o nell'LM40 e nell'LM44. E abbiamo A20 con fisica, con questo requisito ulteriore che era appunto sostenuto almeno 12 crediti nei settori disciplinari FISTER 1 e FISTER 8, matematica, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, matematica e fisica della 27, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, A28, matematica e scienza di primo grado, e poi residuali abbiamo A41 e A47. Poi man mano che entrerete nel mondo dell'insegnamento capirete anche quali sono le classi di concorso con un maggior numero di posti rispetto a quelli che vengono banditi annualmente da Regione Piemonte o dalle altre regioni. Di fatto la 28 è quella che ha un bacino di utenza più grande rispetto alle altre, perché in tutte le scuole medie abbiamo insegnanti di matematica e scienze. Qua vi faccio solo una piccola precisazione sulla 28, perché
chi ha conseguito la laurea entro l'anno accademico 2018-2019 non deve fare integrazione, ovvero non deve verificare il possesso dei requisiti che sono invece indicati subito dopo. Quindi per voi che magari vi laureate appunto dopo l'anno accademico, a partire dal 2019-20, il Ministero richiede questo aggravio, insomma, quindi vuole accertarsi che sia in possesso di almeno 183 crediti tra tutti questi settori scientifico-disciplinari elencati. Qui trovate indicati i settori, che sono in realtà macro settori, perché quando si parla di 30 CFU, di MAT, in realtà vuol dire tutto l'ambito disciplinare della matematica, da MAT 01, 02, 03, 04, così per fisica, chimica, geologia, biologia e informatica. Invece per la 41, che è comunque una classe di concorso con un po' di posto, un po' più residuale, l'unica precisazione è che mentre i laureati con l'LM40 hanno accesso diretto, quelli con la LM44 devono invece avere almeno 36 crediti, così suddivisi, 12 di MAT 01, 12 di MAT 04 e 12 di MAT 08. Andiamo a vedere un attimo quelli che sono poi le varie colonne della tabella A del Ministero per imparare a leggerla, così poi potete essere autonomi anche quando abbiate altre classi di laurea magistrale. Nelle prime due colonne avete uno che è il codice della classe di concorso, che è stato cambiato nel 2016, qui ad esempio guardate questo codice che è sempre rappresentato la lettera A più un numero, la denominazione della classe, e per seguire ci sono tre colonne, io qui vi lascio solo quella delle lauree magistrali, nelle due precedenti ci sono rispettivamente le lauree specialistiche e le lauree più ordinamento. Trovate poi indicate appunto eventualmente le note vicino alla vostra classe di laurea, dove poi si vanno a specificare quelli che sono i requisiti. Ad esempio, c'è una LM40, appunto c'è la 94, quindi si va ad applicare quella. Qua si fa la specifica solo a partire dalla materia del 19-20, perché appunto prima del 19-20 non è richiesta nessuna integrazione. Qui vi facciamo solo una piccola precisazione, che in realtà non si applica tanto alle vostre classi di concorso quanto ad altre, perché spesso il Ministero utilizza la virgola, la E o la O, in maniera non proprio appropriata, quando in realtà, come vi avevo riportato, qualora si è previsto il requisito minimo di CFU per gruppi di settori scientifico-disciplinari, è possibile in realtà acquisire questi crediti adottando qualunque ripartizione tra i settori elencati nel gruppo, purché la somma complessiva non sia inferiore appunto al totale indicato. Il settore scientifico-disciplinare, per chi non è molto pratico, comunque lo trovate sempre indicato sia nella pagina dei corsi di Campusnet, ma anche all'interno della certificazione di laurea con esame sotto ogni insegnamento per le lauree di orientamento, indicato appunto il settore scientifico-disciplinare della didattica. Come si possono ottenere i crediti della classe di concorso? Due sono le strade. La prima, quella che vi consiglio di adottare fin da subito, gratuitamente durante il percorso di studio. Come? O facendo un piano di studi ad hoc, inserendo gli esami a scelta, oppure usufruendo della possibilità che l'Università di Studi Torino concede a tutti gli studenti iscritti, ovvero quella di inserire esami in sovrannumero, che non fanno meglio con gli esami del proprio carico didattico, in questi limiti. 60 CFU oltre già i 180 previsti all'interno della laurea triennale, 40 CFU durante la laurea magistrale. Quindi se mi manco l'esame di chimica, perché il mio piano di studi triennale magistrale non ne ho mai fatto uno, potrebbe essere intelligente già durante la magistrale inserirlo come esame a scelta o in sovrannumero per fare gratuitamente un esame che poi in realtà mi sta comunque richiesto in fase di accesso al concorso. Ovviamente qual è la seconda strada? È quella a pagamento post laurea, è quella che dobbiamo evitare. Quindi questi incontri servono per sensibilizzare a farlo prima, perché poi magari non si interessa l'insegnamento alcuni anni dopo aver abbandonato magari l'università, e a quel punto bisogna ricorrere all'acquisto o di corsi singoli o di percorsi formativi ad hoc, come possono essere master o corsi di perfezionamento, che magari vendono dei pacchetti di corsi nei settori che vi servono. Cercate di evitarlo, tanto facendo esami solo al numero comunque il voto finale non ha nessuna incidenza rispetto a quello che sarà quella media ponderata che vi accompagnerà all'esame finale. Quindi comunque sempre provare a farli e inserirli in solo. Adesso brevemente vi parlo di quello che potrebbe essere il percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, di cui mancano i decreti attuativi, sebbene il legislatore nella legge abbia dato mandato al governo e al ministero di adottare il decreto entro il 31 luglio 2022, sono passati 8 mesi e non abbiamo niente, abbiamo un nuovo governo, un nuovo
nuovo ministro e capiremo se morirà prima di nascere oppure sarà confermato, anche perché l'iter di cambiamento vuol dire che bisogna ripassare di nuovo in Parlamento con un permanente di questo tipo. Banalmente, il percorso di 60 CFU sarà diviso per classe di concorso, cosa che non era 54 CFU, che erano trasversali, uguali per tutti, cambiavano le metodologie e tecnologie tecniche disciplinari, non poteva scegliere di fare didattica della matematica, didattica della fisica, ma in realtà le altre materie erano trasversali. La frequenza era obbligatoria perché non c'era con il percorso formativo 24 CFU, la didattica sarà ovviamente prevalentemente in presenza. La cosa positiva è che potrebbe, a quanto c'è scritto sulla legge, essere frequentato anche da studenti iscritti a corsi di laurea magistrale. Quindi dovrebbe poter essere possibile accedere a questo tipo di percorso già durante i due anni di magistrale, in modo parallelo a un percorso come avveniva anche per il 24 CFU, quando venivano offerti da CIPIS e gli studenti si decidevano di iscriversi a questo percorso separato e parallelo. Questa è la struttura che possiamo ipotizzare su quello che si intralegge all'interno dei vari articoli di questa riforma. Di sicuro avremo 10 crediti di pedagogia, ci saranno 20 CFU di tirocinio, di cui almeno 10 di tirocinio diretto, ed ogni CFU di tirocinio diretto corrisponderanno almeno 12 ore di esperienza diretta a scuola. Questo vuol dire che nel percorso di 60 CFU ci saranno almeno 120 ore di tirocinio, che era la parte grossa che mancava al percorso di 24 CFU. Una parte invece centrale di 20 crediti potrebbe essere di laboratori e di esami di metodologie didattiche specifiche per la vostra classe di concorso, come era una volta, con la SIS e l'IDETA. Parliamo della mediazione di insegnamento. Fino all'anno scorso i 24 CFU non costituivano una mediazione di insegnamento, erano il secondo requisito di accesso. Per ottenere la mediazione bisognava partecipare al concorso ordinario e o vincerlo o risultare idonei, superando tutte le prove previste, anche con il punteggio minimo. Adesso non più, ovviamente. Perché? Perché abbiamo istituito un percorso di formazione ad hoc che serve per conseguire la mediazione di insegnamento. Il caso particolare che vi cito, ma che magari a voi non interessa, è che chi è già abilitato su altre classi di concorso o chi è già specializzato sul sostegno, fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, potrà partecipare a questo percorso abilitante e conseguire una seconda abilitazione di insegnamento su un'altra classe, facendo un percorso abbreviato rispetto ai 60 CFU, cioè soltanto 30 crediti. Di questi 30 però comunque ci sarà sempre la parte di tirocinio sulla nuova classe di concorso. Una lancia di speranza a vostro favore se qualcuno di voi ha già fatto i 24 CFU. La normativa prevede che comunque siano valorizzati i 24 CFU nel nuovo percorso abilitante. Questo cosa vuol dire? Che verranno riconosciuti tutti a tappeto e che basterà fare la differenza? Quindi 36 crediti? Non lo sappiamo. Di sicuro bisogna fare il tirocinio. Se questi saranno 30 o 36, lo vedremo, lo scopriremo quando avremo il decreto attuativo. Di sicuro saranno valorizzati. In che termini? Non lo sappiamo. Adesso vediamo rapidamente quelli che sono... Facciamo due domande. Vediamo rapidamente quelle che sono le tre strade per accedere al ruolo di insegnante nella scuola secondaria dopo aver conseguito i titoli di accesso. E poi dopo di me interverrà quella la dottoressa Trichiero che magari invece della loro. Banalmente, il percorso principale per accedere a scuola e avere un contratto da poi determinato è il concorso ordinario. Per partecipare a questo concorso i requisiti sono due, quindi laurea magistrale, specialistico e di ordinamento con i crediti che abbiamo visto prima, se richiesti, e poi abilitazione all'insegnamento, oppure aver conseguito almeno la prima parte di questo percorso abilitante. Questo perché, proviamo a ragionare come ha fatto il legislatore l'estate scorsa. Se dovesse partire questo nuovo percorso di 60 crediti, sarà un percorso annuale che partirà magari a settembre, ottobre prossimo, non lo sappiamo. Nel frattempo potrebbe però essere bandito un concorso ordinario. Quindi la normativa lascia aperta la possibilità agli aspiranti docenti di acquisire una prima parte di questo percorso abilitante, 30 crediti, prima delle selezioni. Fare le selezioni, vincere il concorso e poi comunque terminare il percorso abilitante, conseguire l'abilitazione nell'anno successivo. Questo allunga leggermente il percorso, ma non cambia la sostanza. L'abilitazione ormai va conseguita, sia sui 24 CFU,
sia se non ce li ho, sia se devo fare tutto da zero. In ogni caso l'abitazione va conseguita, o facendo la parte mancante o facendo gli utili. Resta fatto salvo che chi ha la certificazione unica ottenuta entro il 31 ottobre può partecipare a un concorso o a tutti i concorsi che ci saranno da qui al 31 dicembre 2024, ma questo non vuol dire che non dovrete acquisire l'abitazione in smento, dovete comunque farlo. Voi potete accedere al concorso, vincerlo, ma dopo cosa succede? Non farete subito l'anno di prova, ma farete un contratto annuale con l'USE, con il Sistema Regionale di Piemonte, di supplenza annuale. In quell'anno di supplenza annuale vi costringeremo, tra virgolette, a conseguire l'abilitazione facendo la parte mancante che sarà indicata nel decreto attuativo, che potrebbero essere 30 CFU 36. Come viene detto, il concorso da ministero con bando nazionale, che poi viene diviso su base regionale, ci sono anche raggruppamenti su macro regioni in base ai classi di concorso, ciascun candidato può concorrere, questa è una cosa fondamentale, in una sola regione per una sola classe di concorso distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno. Questo cosa vuol dire? Che dovete concentrare comunque su due classi di concorso, una sul primo grado, che è la 28, e poi una scelta sulla secondaria di secondo grado, perché non potete trovare il concorso su tutte le classi. Le prove d'esame sono tre, erano quelle che erano già state previste nel 2017, poi durante il Covid il concorso si è molto snellito e semplificato dall'ordinario, straordinario, straordinario bis. Adesso la normativa di nuovo prevede l'introduzione di queste tre prove d'esame, che sono due scritti e un orale. La prima prova scritta è disciplinata, quindi sulla materia oggetto della classe di concorso. La seconda prova scritta è sulle materie dei cosiddetti 24 CFU ormai abrogati, e poi c'è la prova orale, di cui ha parlato ampiamente il professor Borsero, dove appunto, oltre a dover fare appunto questo colloquio, tendenzialmente si fa anche una pratica, quindi bisogna magari strutturare una unità di apprendimento che chi ha solo i 24 CFU, se poi ha evitato anche esami di didattica, difficilmente riesce a impostare e strutturare. Il punteggio minimo per superare tutte le prove è 7 decimi o punteggio equivalente, in realtà forse l'ultimo concorso era su base 30, si passava con 21. Anno di prove di missione a ruolo, di cui dirò solo 200, perché poi ci funzionano le parole dottoressa in più delle riserve, prevede appunto quello che vi accennavo prima, due strade. Chi accede al concorso e lo vince con l'abilitazione all'insegnamento fa direttamente il periodo annuale di prova. Possono indicarti alcuni dettagli sul numero di giorni di servizio che bisogna fare, ma poi termina sostanzialmente con una prova finale o una prova finale. Chi invece non ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, quindi gli studenti come voi magari che hanno fatto solo i 24 CFU, fanno quel percorso che dicevo prima, contratto di supplenza annuale con l'USR, cui afferisce la scuola scelta, e poi conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i 30 CFU mancanti. Conseguita l'abilitazione si svolge l'anno di prova, di cui ci parlerà dopo. Così avviene quella conferma in ruolo dopo l'anno di prova, tendenzialmente la maniera prevede che bisogna restare almeno 3 anni nella stessa scuola e nei 3 anni si tiene conto anche dell'anno di prova, prima di poter cambiare istituto. La seconda strada invece, brevemente, sono le graduatorie provinciali e di istituto che servono al Ministero e alle scuole per coprire i posti vacanti. Le graduatorie provinciali e l'istituto si divide sostanzialmente poi in due fasce, ma vediamo dopo, e servono le GDS per dare supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Quelle invece di istituto, di ogni singola scuola, vengono utilizzate dal dirigente scolastico tendenzialmente per andare a coprire supplenze temporanee, ad esempio in caso di infortunio, malattia o maternità. Attualmente sono divise in due fasce, ma sarà probabilmente cambiato perché sennò il sistema non regge. In prima fascia abbiamo i docenti abilitati con il percorso abilitante, per chi ha già fatto il concorso ordinario, ha ottenuto l'abilitazione di insegnamento, che ha fatto i vecchi percorsi SISTI e della PAS. La seconda fascia attualmente comprende i docenti non abilitati e che sono in possesso della laurea e della certificazione dei 24 CFU. Io tralascerei il corso di specializzazione sul sostegno, che in realtà interessa marginalmente voi, una figura presente in tutte le scuole, in tutte le classi. Il professor Borsero ha anche la fortuna di insegnare il laboratorio che teniamo a Torino nel corso di specializzazione relativo alla didattica della matematica, ed è un percorso formativo di terzo livello a cui possono accedere tutti.
tutti i laureati che hanno già alla magistrale i crediti per la sessione di concorso e 24 cifre. Direi che mi fermo qua con l'ultima slide dell'avvio dei nostri contatti. Sono docente distaccato in ufficio scolastico regionale. Cosa ci fa un docente che ama di insegnare in ufficio scolastico regionale? Quasi alla fine della carriera sono stata chiamata a svolgere un ruolo nell'ufficio primo area formazione per dare una mano agli amministrativi, che sono dei burocrati, a lavorare sulla formazione dei docenti, per fornire una formazione di qualità, seguire i docenti nell'anno di prova, supportare i tutor che devono seguire i docenti nell'anno di prova e cercare di supportare proprio le scuole polo per in collaborazione con l'università per cercare di creare una formazione di qualità, che è quella di cui abbiamo bisogno, quella che c'è la necessità di fare, perché fare dei buoni insegnanti vuol dire di avere degli ottimi studenti. Allora, come entrare nel mondo della scuola? I titoli richiesti verranno già illustrati molto bene in quelli di precedentemente, quindi titolo di studio d'accesso, laurea, diploma, abilitazione all'insegnamento. Due modalità attualmente, le MAD, una volta si correva col fogliettino nelle varie scuole a consegnarle di qua e di là, ho fatto anche questo, adesso si può fare tranquillamente da casa online, ecco, è la messa a disposizione. E poi tramite l'abilitazione all'insegnamento che consente l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto. Quindi vado un po' velocemente, queste slide credo che vi verranno lasciate, quindi potrete poi leggere in maggiore dettaglio. Quindi cosa succede nel momento in cui dovete fare l'anno di prova? Ok, ho vinto il concorso, posso fare l'anno di prova, entro nella scuola, vi viene assegnato un tutor e dovete fare un percorso di 50 ore di formazione, che sono così strutturate in attività formative sincrone, che valorizzano quindi una didattica di tipo laboratoriale, osservazione reciproca dell'attività didattica, quello che discorso una volta nelle stesse si faceva, tirocinio osservativo e tirocinio attivo, ma si fa tutto in contemporanea, voi siete in classe a lavorare insieme, discutete e coordinate col tutor che dovrà fare anche un'attività di osservazione vostra, ci si confronta, tutto è collato. Rielaborazione professionale mediante strumenti che sono presenti e che saranno forniti dai leader dell'ambiente online. Come osserva, affianchiamo anche il tutor in questo con una piattaforma proprio in modo da creare una comunità in pratica. In queste 50 ore, se sono indicate, diciamo, dedicate a incontri propedeutici, propedeutici e di istituzione finale, perché questo è un corso di cioè una formazione in servizio. Laboratori formativi, visite a scuole innovative, circa 12 ore, attività di peer-to-peer, 12 ore, quindi sono quelle effettuate tra il neo assunto, il docente di formazione prova e il suo tutor che gli è assegnato, e attività su piattaforma in 20 ore, modalità asincrona. Cos'è il visiting alle scuole innovative? Ve ne parlo velocemente anche perché non viene poi effettuato da tutti. Quindi su un contingente ridotto di docenti che viene definito all'inizio dal Ministero, su domanda si può partecipare a visitare delle scuole che forniscono un contesto professionale innovativo al fine di mantenere quindi proprio il carattere sperimentale di questa metodologia formativa e per poter vedere nuove realtà e nuove realtà, diciamo, di eccellenza. L'ambiente online su Indire cosa dovrà fare in un assunto? Oltre a fare tutte queste attività che abbiamo visto prima, nell'ambiente online troverà dei percorsi formativi già presenti che potrà visionare, alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale per assicurare il miglior collegamento tra le varie sequenze delle attività che dovranno confluire nel suo portfolio, perché dovrà crearsi un portfolio, e attività sincrone in presenza online con gli incontri iniziali e finali organizzati dalla scuola, i laboratori di cui vi dicevo prima e le attività di produttività. Nell'attività online vengono quantificate 20 ore, sono un forfait.
Quindi questa attività deve essere strettamente connessa a ciò che il docente fa realmente in presenza. Infine, documentare, quindi cosa dovete fare sostanzialmente, al di là di tutti questi parole? Dovete documentare il vostro percorso, la vostra esperienza. E dare quindi appunto un senso coerente a questo percorso. Il tutor vi dovrebbe, ma vi aiuta a effettuare questo. La presentazione del portfolio viene fatta di fronte a un comitato di valutazione e sostituisce l'arbolato di ogni altra relazione. C'è una novità. Una novità che è quella di quest'anno, la normativa applicazione, c'è il test finale, che ha creato tutti erano programmati su questo esame, ma un esame in più? No, assolutamente no. Il percorso di formazione per periodo annuale di prova è disciplinato da questo decreto e ha introdotto questa novità assoluta, cioè la valutazione finale della docente nell'anno di prova, come è fatta? Con svolgimento di un test finale contestualmente al colloquio, quindi all'interno del colloquio c'è anche questo test di valutazione che viene fatto dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti. Le nuove disposizioni si applicano a tutto il personale docente e qualunque diciamo personale dedicato all'anno di prova. Quindi a che cosa è rivolto questo test? Ad accertare la traduzione in competenze didattiche e pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente. Quindi riguardo a che cosa? Possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche, con riferimento a nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenze degli obiettivi di apprendimento previsti dagli OPE. Possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali, perché queste sono importanti. C'è una relazione nella classe, c'è un contratto didattico, e dovete essere anche in grado di organizzarvi, gestirvi nelle vostre esperienze e con la classe e con i colleghi. Possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione. Scusatemi, ma continuano ad andare avanti. Quindi il docente di anno di prova svolge contestualmente quindi questa discussione e valutazione, e che praticamente è basato sulle risultanze della documentazione contenuta nell'istruzione, nell'istruttoria del docente tutor, perché il docente tutor alla fine del vostro anno di prova dovrà consegnare una relazione sul vostro stato al comitato di valutazione. A volte viene fatta insieme al docente nell'anno di prova, dipende dal rapporto che si è instaurato, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze a seguito di osservazioni effettuate durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Quindi questa valutazione, la strutturazione dei momenti di osservazione da parte del docente tutor e del dirigente scolastico saranno effettuate sulla base di alcuni indicatori che trovate poi linkati a questa slide, che non per cui non vi tengo, ecco, non vi troverete poi in rete. Gli ambiti su cui si innestano sono la costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi, progettazione e realizzazione di azioni didattico-disciplinare e processi di valutazione. Sono diversi il percorso comune e sostegno, e quindi sono diverse anche le schede di osservazione, perché a seconda se si fa posto comune o posto di sostegno ci saranno schede diverse. Tenete presente che l'anno di prova può essere superato come può non essere superato. Cosa succede se non lo supero? Niente di grave, però c'è una relazione, la relazione viene mandata all'ufficio scolastico regionale, è una relazione riservata. In questo caso si chiama il corpo ispettivo, che dovrà poi effettuare un'ispezione, una valutazione e magari permettere al docente di effettuare l'anno successivo l'anno di prova, di nuovo ripetere l'anno di prova o ritenere che effettivamente non possa proseguire.